Siamo in onda con Voce delle Chiese e continuiamo la nostra diretta, siamo all'ultima parte diciamo della nostra trasmissione e nell'ultima parte abbiamo il piacere di avere una nuova ospite, Federica Turn. Con Federica abbiamo lavorato negli anni passati anche a Riforma, nell'Eco delle Valli, insomma nei decenni passati più che negli anni, cara Federica, in effetti. Sì, ciao, grazie. Ciao, giornalista indipendente che insomma si occupa di varie tematiche sociali, culturali, fai viaggi, scrivi su numerose testate e racconti cose che a volte è un po' difficile raccontare, ma soprattutto immagino sia difficile riuscire ad avvicinare. In questo caso il tema che Federica, con cui vogliamo parlare di Federica, che ultimo è anche il tema del suo ultimo progetto, è un podcast dal titolo La Confessione, e si parla, ahimè, di una tematica delicatissima e attualissima, ovvero quella degli abusi all'interno delle chiese, in questo caso la Chiesa Cattolica in Italia. Però ci dicevamo prima fuori onda con Federica, l'ambito degli abusi ormai è una tematica che molte realtà protestanti, e non solo, anche all'estero, in Germania, in Svizzera, in Francia, stanno toccando, perché appunto è trasversale a tutte le chiese. Sì, tanto grazie dell'invito. Grazie, allora, a te. Saluto tutti e tutte che ci stanno ascoltando. Sì, La Confessione, questo podcast che ho fatto con Stefano Feltri, Giorgio Meletti. Stefano Feltri era l'ex direttore, è l'ex direttore di Domani, il primo direttore di Domani. Questa inchiesta sugli abusi nella Chiesa Cattolica era iniziata appunto con lui, quando collaboravo a Domani e lui era direttore. Giorgio Meletti anche, giornalista, che l'ultima cosa, che collaborazione che ha avuto è stata appunto con Domani. Qui ci siamo conosciuti lì e quando è finito questo lavoro di Stefano Feltri a Domani, abbiamo pensato come si poteva continuare a parlare della questione con un altro modo. Abbiamo immaginato un podcast, perché abbiamo avuto questa, diciamo, da un punto di vista giornalistico, felice congiuntura, cioè siamo partiti da un caso che io avevo già trattato, un caso di un sacerdote che era all'epoca, un anno fa, sotto processo, adesso è stato condannato in primo grado, e una persona che aveva denunciato, disponibile a parlare con noi. Soprattutto avevamo gli atti del processo e gli audio, quindi questa grandissima ricchezza di audio ha fatto sì che potessimo realizzare questo podcast, in cui si sentono per la prima volta le voci dei sacerdoti e dei vescovi che parlano di pedofilia, che parlano di abusi nella Chiesa. Quindi un conto può immaginare, è sempre dirompente, ma sentire testimoni che raccontano il fatto, oppure sentire dalla viva voce dei protagonisti, preti e vescovi, quello che sta succedendo. E che cosa viene fuori? Viene fuori un sistema di copertura, di insabbiamento degli abusi sessuali, anche di altri tipi, abbiamo ovviamente abusi psicologici, manipolazione, però in questo caso abusi sessuali, ma abbiamo così insabbiamento che è strutturale nella Chiesa Cattolica. Infatti noi siamo partiti da un singolo caso, però volevamo raccontare un po' questo sistema nella Chiesa italiana. Tu dicevi giustamente, non riguarda solo la Chiesa Cattolica in Italia, certo che no. Sulla Chiesa Cattolica abbiamo visto casi eclatanti in altri paesi, ma noi ci siamo concentrati sulla Chiesa in Italia perché, per due motivi fondamentalmente. Uno è che non c'è un'inchiesta indipendente in Italia, quindi ancora noi non sappiamo i dati, non abbiamo un'idea globale di che cosa sta succedendo in Italia, a differenza di altri paesi come la Germania, la Francia, anche la Svizzera, insomma, la Spagna, per non parlare degli Stati Uniti, dell'Irlanda. Ecco, quindi non abbiamo un'indagine seria e trasparente in Italia. E vabbè, dall'altro, perché l'Italia, ovviamente, in Italia la Chiesa Cattolica ha un peso politico, sociale, certo, numerico, che non ha paragone rispetto ad altre chiese. È vero però che questo problema degli abusi è emerso, per esempio, in Germania, lo abbiamo visto anche nelle chiese protestanti, e non c'è motivo di pensare che sia limitato alla sola Chiesa Cattolica. È però tutto un materiale che è ancora da investigare, perché per esempio è molto interessante cercare di capire quali sono le cause alla base di un così alto numero di abusi. Alcune delle cause
probabili nella Chiesa Cattolica sono il clericalismo, quindi questa struttura di soli maschi, e il fatto che non c'è mai stata una riforma dei seminari, quindi non c'è un'attenzione alla sessualità, all'affettività nelle persone, e poi un sistema gerarchico. Questo bisognerà vedere invece che cosa viene fuori, perché siamo all'inizio, nelle analisi dei fattori scatenanti, per esempio nelle chiese protestanti, dove non esiste questo fattore. Divisione di genere così netta. Sì, per esempio. Oppure, e non esiste almeno in alcune, non parliamo di chiese gerarchiche. Sì. Quindi questo secondo me è molto interessante. Ma infatti una cosa che mi ha incuriosito leggendo un po' di questo lavoro che avete fatto è che a un certo punto viene quasi giustificato, ecco, questi avvenimenti, questi abusi vengono quasi giustificati scollando la figura prete e la figura uomo, no? Cioè, nel senso, quasi come se non fosse più la stessa persona che ha agito in quel momento. Sì, questo è interessante. Questa è una delle cose che, per esempio, mi ha colpito particolarmente, perché ad un certo punto il vicario generale del vescovo di Piazza Armerina, noi parliamo di questo sacerdote che si chiama Giuseppe Rugolo, è un sacerdote siciliano di piazza, della diocesi di Piazza Armerina, che ha abusato di almeno 3 ragazzi, questo lo possiamo dire perché c'è una sentenza di primo grado. Ecco, il vescovo, ovviamente il vescovo ha coperto questa situazione, ma c'è anche questo vicario che commenta la situazione e dice: io, quando un conto è quello che faccio come uomo, quindi come uomo posso bestemmiare, posso fare tutte cose brutte, ma come quando si tratta invece di me come sacerdote, allora sono un'altra cosa. Questo è interessantissimo per come si percepiscono i sacerdoti, no? C'è proprio, come dici tu, uno scollamento, sembra, per chi ascolta è assolutamente scioccante, sì. Perché a quel punto i peccati o i reati, come ovviamente lo vediamo noi, sembrano non toccare, arrivare mai a toccare la sfera del sacra, del sacerdote, perché il problema è anche che nella Chiesa Cattolica il prete è ammantato di quest'aura sacra, no? Quello che lui fa previene da Dio. Quindi c'è il grosso problema di potere, della gestione del potere alla base degli abusi. E dall'altra parte, l'altra faccia della medaglia di questa situazione che mi ha colpito molto è il totale abbandono invece della vittima. Sì, questo è incredibile. Lo dico sempre quando mi capita di parlare di questa situazione, di queste cose, che è disarmante vedere come in 2000 pagine di atti, quindi chiaramente, che sono stati ascoltati i sacerdoti, dagli inquirenti, intercettazioni e tutti gli audio, non c'è mai una parola di compassione umana per la vittima, in questo caso la persona che ha denunciato. Si chiama Antonio Messina, oggi è un ragazzo, un archeologo di 31 anni. Ecco, non c'è mai una parola proprio così di comprensione, non dico cristiana, ma prima di tutto umana. C'è solo sempre la preoccupazione di salvare se stessi o di preservare il buon nome della Chiesa, e non si risparmiano insulti a questo ragazzo che viene, ricordiamo, un ragazzo che è stato vittima quando era minorenne, quindi ha subito delle cose molto violente in un momento molto difficile della vita. Ecco, questi sacerdoti hanno nei suoi confronti, quando parlano tra di loro, delle parole molto pesanti. Lui viene definito un empito demoniaco, lui viene quel bastardo, cioè ci sono, e sentirlo è diverso che leggerlo. Io mi sono resa conto, mi sono occupata di questi temi ovviamente come giornalista, scrivendone per la stampa, ma ascoltarlo, e le persone anche ci hanno restituito questa impressione, no? Di aver finalmente capito quello che fino a quel momento in molti negavano. Sì, deve essere, cioè anche per voi che l'avete realizzato, deve essere stato, insomma, in certi momenti particolarmente difficile, forse. Poi uno lo fa perché è profondamente convinto di quello che sta facendo, e anzi, forse viene perfino rinvigorito, no? Dalla sicurezza delle basi, delle fonti, però. Beh, questo sicuramente non è semplice. No, vabbè, quando ti occupi di diritti umani hai a che fare con delle tematiche che sono pesanti.
pensa alla questione dei rifugiati. Io quando dico non c'è mai una questione personale nei confronti della Chiesa per me, e ovviamente anche per i miei colleghi, c'è la questione di occuparsi di diritti umani e di vedere che dietro ci sono delle persone. Quindi sì, è vero, si tratta di questioni impegnative, ma quando hai il rapporto con i sopravvissuti, le sopravvissute agli abusi, e vedi la volontà che hanno di avere giustizia, la forza, la determinazione, quello che provi tu passa in secondo piano. Certo, e sono delle punte degli iceberg questi sopravvissuti. Sono punte degli iceberg, perché ovviamente potete immaginare cosa vuol dire denunciare, parlare di nuovo di un abuso sessuale. Cioè, sì. In questo ambito in cui stai, che comunque non sarai sorretto, non sarai aiutato. Ma anche in Italia in generale, parlare degli abusi subiti è un percorso molto doloroso, che espone tanto alla rivittimizzazione, perché molte persone non sono disposte ad ascoltare, quindi ti diranno che non è vero, che hai mentito, che l'hai fatto per qualche secondo fine, che hai provocato, eccetera. Cara Federica, il tempo è tiranno, dobbiamo chiudere, ma dove si può trovare, vedere? Voi siete disponibili, immagino, a presentare questo vostro lavoro? Sì, certo, più che volentieri. Allora, si trova su Spotify, La Confessione, o su tutte le piattaforme in realtà. Su Spotify, tra l'altro, oggi stiamo risalendo, siamo di nuovo al sesto posto dei podcast ascoltati. Siamo stati primi quando è uscito, però adesso che tutte le sette puntate, un podcast in sette puntate, sono uscite, mi fa molto piacere vedere che comunque, grazie ovviamente al passaparola e delle persone che lo hanno ascoltato, insomma... La nostra intenzione è di continuare, quindi spero che ci sarà una seconda stagione da presentare. Bene, allora Federica Turri insieme a Stefano Feltri e Giorgio Meletti, La Confessione, podcast che potete appunto andare a ritrovare su Spotify. Grazie Federica per questa bella chiacchierata e buona continuazione in tutte le tue attività. Grazie Daniela, grazie a tutti e a tutte, buona giornata.